lavare le manine. Bravissima, le manine. Buongiorno Sele. Iniziare la giornata. Ormai ce l'ha distinto. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Come state? Allora, qua abbiamo anche il papà con Selena. Siamo già accostumati, cuffiati e stiamo andando in acqua. Oggi, ma quanti gradi ci saranno? Secondo me più di 30. Si muore di caldo. È lunedì, dovevamo venire in realtà ieri in piscina, però abbiamo visto che avevamo tante cose da fare a casa. C'è pure quest'acqua che di solito è fredda, costa dei piedi, è bollente. Vabbè, comunque dovevamo venire ieri ma siamo venuti oggi. Abbiamo fatto dei lavoretti a casa, è giusto il video. Dove siamo? Yeah. Fai splash, mettila dentro che ti tieni in piedi da sola. 1, 2. Oh madonna, non potete capire come si sta bene. Sono qua nell'acqua, c'è anche Sele, c'è dei passetti con il suo papà. Ehi, imbecillini. Andiamo. Vai Sele! E niente, comunque adesso sono le 11:30, stamattina ci siamo svegliati abbastanza presto e, perché appunto avevamo intenzione di passare tutta la giornata qua in piscina. E abbiamo scelto la giornata giusta perché anche ieri faceva caldo, però secondo me oggi di più. Allora io ieri sera ho fatto l'insalata di pasta, invece Selena io ho fatto le stelline al ragù. Sono andata sul sicuro sulle cose che mangia perché dovendo passare tutta la giornata fuori, ho detto prima che poi non mangia è nervosa, ho fatto le cose che sono sicure che mangio. Andiamo. E quindi sì, ho deciso di portarvi questa giornata con noi anche oggi e spero tanto che questo video vi piaccia. Andiamo. Adesso sai che facciamo? Torniamo indietro. Vieni. Sele, vieni dalla mamma. Andiamo dalla mamma. Vieni. Andiamo. Sei bella. Brava. Abbiamo già fatto i passetti in acqua, qualcuno mi sa. Sì. Ma le camminate stiamo facendo. Brava Sele. Un altro? Andiamo. Adesso è arrivato il bagnino che ha aperto, prima qua era chiuso, per andare nella parte più alta, così è anche più facile tenerla in braccio. Bravissima! Come cresce la mia principessa? Adesso vuoi pure uscire da sola? Già. Ma non ho capito io. Da lì che vi avevo ripreso si è fatto tutto questo pezzo fino a qua. Sono le 12:20 e anche se lei non sarà d'accordo bisogna uscire dall'acqua. Dobbiamo andare a fare la pappa. Sele, andiamo a fare la pappa? Dai, vuole tirarsi su. Oica. Adesso mettiamo l'asciugamano, ma fa caldo in realtà, ma non serve neanche. Abbiamo gettato il pannolino dell'acqua, adesso lo facciamo asciugare e poi dopo lo rimettiamo. Mamma, la pappa al ragù, voglio mia! Dov'è Selena? Diamo il Selena. Ma io vedo il coniglietto, Selena, eccola qua! Abbiamo messo il pannolino! Cucu! Yeah! Bacino alla mamma, bacino!
Facciamo la pappa. Puoi insegnare a fare la pappa all'ombra, che il sole picchia come... Questo! Cosa, amore? L'erba? Mamma mia! Papà non vede l'ora di farti un giardino bello bello, così puoi giocare giù. Ma anche senza... Ah no, collegandola, dici? Ma no, ma anche senza. Così, no? Sì. Quanto pulito, eh? Miamme! Com'è il ragù? Miamme, miamme! Ma è buono? È una delle mie pappe preferite, papà. Fa morire quando fa. È buono! Lo fa col pollice. Non avete idea di quante volte io la sgrido che fa questa cosa così in piedi? Selena! Mamma mia, guarda, la volta che cadi da qua... Ogni piccolino sa cosa fare. Adesso ti fa fare una cosa, papà. Mamma. Che mi diranno? Ma dove ce l'hai la pesa? Guarda come fa papà, guarda. Qua. No, no, con la bocca, amore. Andiamo, andiamo. Che c'è il nocciolo qua, eh. Brava. Com'è? Com'è, Sele? Come i bimbi grandi, mangi. Oh. Papà. Basta, scusa amore, scivolata papà, fa scivola. C'è sonno. Vuoi fare un giro con papà? Facciamo una passeggiata? Allora, abbiamo finito di mangiare adesso, stiamo andando al bar e ci facciamo scaldare un pochettino di latte, così magari si addormenta perché ha molto sonno ma non riesce a prendere sonno appunto. Quindi niente, noi ci beviamo un caffè e a lei gli scaldiamo un po' di latte. Allora, non avevano il microonde e ci siamo fatti fare dell'acqua bollente. Proviamo a vedere se si scalda un po', speriamo. Fatti 5. Bra- Selena, hai fatto la cacca? Ma non è vero, non l'hai fatta. Hai fatto la pipì? Selena, hai fatto la pipì? Pure la pipì hai fatto. Sì, eh. Adesso abbiamo preso il caffè. Si deve informare su cosa ingerisce la figlia. Io sto cercando di editarvi il video, solo che ho appena avuto un secondo bagno, siamo dati il cambio con Teo. Prima l'ha fatto lui, poi l'ho fatto io, perché c'è Selena qua. Ancora sta dormendo e però non gli ho più ripreso nulla perché sto andando in coma. Abbiamo mangiato, ho fatto il bagnetto, sono a posto. Qua nel nasraio, oh, chi sta meglio di me in questo momento, a mio dire, nessuno. Adesso appunto sto cercando di editare ma mi si chiudono gli occhi da soli. Comunque ci provo. E basta, poi quando si sveglia Selena penso che andiamo a fare un altro bagno. Oggi fa caldissimo. Ora guardo quanti gradi ci sono e ve lo dico. 35 gradi percepiti, 37. Mi sto sciogliendo. Siamo svegliati con tutti i segni gelati, no, sia qua che anche qua sul viso. Comunque, sono le 4:10, io direi
ci diamo una sciacquata visto che è tutta sudata. Un bel bagnetto, sì. E poi dopo andiamo a fare merenda col gelatino. Vediamo se hanno qualcosina anche per lei, se no le abbiamo portato il fruttino che è lì dentro. Ok, abbiamo già fatto il cambio costumino, cioè il cambio pannolino, mi ha messo questo qua costumino. E adesso andiamo a farci subito un bagno, poi però il telefono adesso non me lo porto. Mi riprendo dopo quando andiamo al bar a prendere una merenda, così a fare colazione, merenda. Doveva essere un bagnetto mordi e fuggi, invece siamo stati un po'. Una vasca è stata. E vabbè, comunque adesso siamo in fila al bar per prendere un gelato, che fa caldo. L'ho già detto? Non l'ho detto? Fa caldo. Io ho preso questo qua, per Serena mi ha preso una coppetta alla panna e tu invece sei preso un cono classico. Questo per i dentini che bruciano è perfetto. Sele? E che all'inizio lo sente ghiacciato. Sì, ha fatto una faccia. Questa se la mangia tutta. Il mio è tutto fondente. È buonissimo. Cosa si chiama? Se vi piace il cioccolato fondente, non avevamo dubbi, l'ha finita tutta lei. Basta, non ce n'è più. Ce n'è più, eh? Finita. È finita, amore. Basta. Ok, cambio pallolino numero, non lo so, abbiamo perso il conto. E stiamo andando a far felice questo bambino qua, che ha detto che vuole andare a fare gli scivoli. Questo bimbo qua. Ma forse volevamo accontentare un'altra bimba. O accontentarci. Sono le 6, sono 5 e mezza. Che belli che sono. Eccolo là. Ciao. Vale. Ma che c'è la mamma sopra? Eccola che è arrivata! Giuro, qua si torna troppo bambini, troppo. Non volevo più smettere, solo che alle 6 chiudono e quindi niente, dobbiamo uscire e torniamo nella piscinetta dei bimbi. Ok, abbiamo finito anche l'ultimo bagno. Stamattina ero un po' preoccupata perché pensavo senza il gommotto così, che non sapevo come passare la giornata con lei, perché dopo un po' nell'acqua magari si annoiava, invece no. Devo dire che è andata benissimo. Comunque adesso tra poco chiude la piscina, chiudono le vasche, poi inizia a fare freschino, sta andando via il sole, quindi ci prepariamo per andare. Ok, siamo tutti pronti, vestiti, asciutti. Il Matteuccio. Matteuccio. Ha detto che mi deve portare in un posto. Sì, fa caldo, Sì, fa caldo. Allora, è arrivato l'aperitivo. Uno, due. Buon appetito! Fermo qua perché mi sta iniziando a salire. Bagnetto. Già fatta. Amo! Ok, noi adesso ci vestiamo. Ok, bimba pulita, profumata e pettinata, pronta per andare a fare la cena. Anche io sono pronta. Io vado a dormire con i capelli bagnati, tanto ora che vado a dormire saranno sicuramente quasi asciutti. Comunque messo il pigiamino e basta, vado a vedere Teo a che punto è con la cena e gli dico di andare a lavarsi perché ancora non è andato.
Io sono in coma, sono stanchissima. Ho appena finito di dare biberone anche a Selena con latte, perché dorme. Io sono troppo stanca, troppo. Oggi è un altro giorno ancora. Mi sono dimenticata di chiudervi il video. Spero tanto, tanto, tanto che questo video vi sia piaciuto, sia stato di compagnia, di intrattenimento. Lo sapete già, qua sotto un temporale. Qua sotto nell'info box trovate Instagram e TikTok. Se vi fa piacere potete andare a seguirmi anche di là. E io vi lascio un bacio. E ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao.